Hello everybody. Ciao a tutti, sono Franco Aversa e sono felice di presentarvi un incredibile nuovo tool per Vixelangelo e Bluff Title. L'Outer Space continua ad innovare i suoi programmi e presenta una nuova e fantastica idea, Arrows, un incredibile effetto. Let's get started. 1, 2, 3. Solo tre passaggi per creare un'incredibile animazione. 1. Crea un PNG trasparente. 2. Crea il file in Vixelangelo. 3. Esegui l'animazione in Bluff Title. Che animazioni pazzesche! Tanta roba! Tre modi per creare un PNG trasparente. Method 1. Puoi usare qualsiasi programma fotografico come Photoshop, GIMP, Affinity Photo o altri per creare il tuo disegno o testo. Puoi usare anche un programma di grafica vettoriale. In entrambi i casi l'importante è che tu salvi file come PNG con fondo trasparente. Method 2. Puoi creare in Bluff Title un livello di testo, modificare la scritta e poi esportare un'immagine facendo attenzione di includere il canale alfa. Method 3. Sempre in Bluff Title apri un livello vettore, carica il tuo file EPS e poi puoi salvare sempre come immagine includendo il canale alfa. And now? E ora apri Vixelangelo per creare un nuovo effetto. Apri menu tool e clicca su Arrows. Arrows significa frecce e ora vedremo quanto è facile crearlo. È sufficiente cliccare qui e caricare l'immagine precedentemente creata. Ora ti basterà settare i parametri e cliccare sul pulsante Generate. Clicca su Salva come e salva la tua animazione. Animazione che una volta aperta in Bluff Title sarà già eseguibile. What parameters can I set in Vixelangelo? Quali parametri possiamo selezionare in Vixelangelo? Per prima cosa carichiamo il nostro file EPS. Io ora caricherò questo cuore che ho creato in Bluff Title. Ora ci spostiamo sui parametri. Possiamo controllare il numero delle frecce, il raggio delle frecce, la lunghezza della freccia, la massima torsione delle frecce e assegnare tre colori. Inoltre possiamo selezionare il profilo della freccia come arrotondato o quadrato. Scegliere un'animazione dove le frecce crescono assieme o in maniera asincrona. E ora basterà premere il pulsante Generate per vedere creare le nostre frecce. Ogni volta che premiamo Generate verranno ricreate in modo diverso. Ogni volta che premi il pulsante Generate si trasforma in Stop e puoi bloccare il processo di creazione delle frecce quando lo desideri. Se generi delle frecce chiare e non le vedi bene, puoi andare su Opzioni e premere Reset All. In questa maniera userai il tema nero di Vixelangelo. Premi su Salva e salva il tuo file animazione. Attenzione, se crei una nuova directory e inserisci il file lì, è meglio perché Bluff Title genera tutta questa serie di file EPS che così saranno raccolti in un'unica directory. All'interno di questa directory troverai il file BT che è l'animazione di Bluff Title. Cliccando su questa, l'animazione partirà automaticamente. Nel menu Livelli di Bluff Title troverai tutti i file EPS che rappresentano le frecce e la testa delle frecce. Da Bluff Title potrai cambiare qualsiasi parametro. Trovi anche il profilo della freccia che può essere ulteriormente modificato, come i colori, la dimensione e progressione della freccia, le texture e sempre da menu puoi cambiare anche la forma della punta della freccia.
puoi addirittura legare oggetti 3D, particelle, testo e quant'altro alla crescita della freccia. Se vuoi muovere tutto il gruppo, puoi spostare e ruotare il container. A trick to replace text. Un trucco per modificare il testo che hai creato sull'animazione è quello di creare un testo e sul livello telecamera selezionare proiezione parallela. Imposta la dimensione su 250 e salva come immagine con fondo trasparente. Genera poi la tua animazione in Michelangelo, salva, carica l'animazione in Bluff Title e ora, se inserisci un nuovo livello di testo all'interno del container, questo si sormonterà alla scritta precedente. I think. Divertitevi a creare nuove animazioni e metodi di utilizzo per questo tool. Cosa aspettate? Correte ad aggiornare Michelangelo! Bye bye!